Progetto importante che restituirà a questo quartiere una scuola non solo sicura, ma anche migliorata negli spazi funzionali. Saranno creati con questo nuovo progetto un accesso dedicato per la scuola dell'infanzia e due nuovi spazi polifunzionali a servizio dei piccoli studenti, tra cui un'aula informatica e un'aula poliuso di cui il corpo docente ci aveva segnalato la necessità. Questo progetto è un progetto che nasce, come ha detto anche il sindaco, da uno studio preliminare del 2019 che è stato finanziato dalla Regione Toscana per complessivi 278.000 euro e aveva ottenuto anche un ulteriore finanziamento di 60.000 euro per la parte di progettazione da parte del Ministero e che successivamente è stato affinato nelle successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva attraverso anche un processo partecipato con tutto il corpo docente. Ci ha permesso di individuare quelle che sono le esigenze che potevano migliorare la qualità didattica all'interno della scuola attraverso la realizzazione di questa nuova porzione. Con le risorse che sono state liberate dall'approvazione del recente bilancio, provvederemo in quest'estate alle attività di demolizione e alle attività propedeutiche per l'installazione in sicurezza del cantiere nei mesi di ottobre e novembre per la realizzazione dell'edificio. Durante il periodo invernale sarà un edificio con struttura in acciaio e quindi sarà realizzato in tempi brevi e con una ridotta interferenza con le attività didattiche. Le attività poi si concluderanno nell'estate successiva attraverso la realizzazione del collegamento tra la parte vecchia e quella nuova, in modo da poter permettere la ripresa delle attività didattiche nel successivo anno scolastico. Dal punto di vista tecnico, la demolizione come verrà? Da un punto di vista tecnico, attualmente stiamo appaltando i lavori di demolizione, quindi poi ci confronteremo con la ditta per definire quelle che saranno le modalità che creeranno il minor disagio possibile. Comunque la demolizione avverrà in un periodo in cui non ci sarà attività didattica e quindi non ci saranno interferenze tra l'attività del cantiere e l'attività didattica.